Allora, oggi io della Valdagri so poco e niente, sto prendendo oggi un po' di informazioni grazie ai colleghi dell'Istituto di Mana e quello che farò oggi è innanzitutto rinnovo l'invito agli organi di governo della regione Basilicata di affidarsi al CNR, il CNR è una grande realtà nazionale con tante competenze che può veramente supportare gli organi di governo a risolvere problemi importanti come quelli che si sta dibattendo questa mattina. Quello che farò oggi è illustrarvi l'Istituto, quello che facciamo, le competenze che mettiamo a disposizione, quindi per una futura attività sia in collaborazione con gli organi di governo e con i colleghi dell'IMAN, CNR qui che sono qui a Toscano e quindi vi darò una overview delle attività che il nostro istituto conduce ormai da 40 anni in tutto il mondo a supporto di organi nazionali e internazionali. E qui ho riportato anche i nomi dei referenti scientifici dell'istituto sulle tematiche di cui si sta dibattendo questa mattina sui vari aspetti che vanno da emissioni di inquinanti da sorgenti industriali fino alla caratterizzazione delle varie componenti di qualità dell'aria. Allora, vediamo un po'. Allora, due parole sull'istituto. L'istituto comprende circa 150 unità di personale, una buona parte strutturata, ha diverse sedi in ambito nazionale, la sede centrale è situata a Monte Libretti a Roma, poi abbiamo una sede a Firenze, una sede a Rende in Calabria, nell'Università della Calabria, poi abbiamo una sede dentro il Ministero dell'Ambiente. Il nostro è un istituto che si occupa di tutta la filiera decisionale che va dalla ricerca scientifica di base alla quindi allo sviluppo di metodologie, ma anche arriviamo fino allo sviluppo della normativa, implementazione della normativa, quindi storicamente il nostro istituto supporta il Ministero dell'Ambiente in tutto quello che riguarda lo sviluppo di metodi normative, implementazione di normative, assistere i vari ministri dell'Ambiente nella risoluzione dei problemi, ad affrontare tutte le autorizzazioni, le AIA e via dicendo. Cosa abbiamo fatto? Noi ormai ha 40 anni di vita, fondato verso la fine degli anni 60 dal professor Liberti. Nel frattempo abbiamo studiato tutte le maggiori aree industriali del bacino del Mediterraneo e in Italia la maggior parte delle aree industriali. Proprio in questi giorni abbiamo un gruppo che sta lavorando a Gela per caratterizzare tutta la parte di Gela, tutta la parte delle raffinerie che esistono in quel polo industriale. Poi sono stati fatti studi in Montenegro, in Israele, in Tunisia. Inoltre abbiamo anche valutato l'impatto delle emissioni industriali presso siti a terra anche sulla parte marina. Quindi in questo ambito negli ultimi 15 anni si sono fatte campagne oceanografiche in zone costiere per valutare l'impatto degli inquinanti atmosferici non solo sulla salute dell'uomo ma anche sugli ecosistemi. Poi si è lavorato molto, noi da oltre 15 anni lavoriamo in Cina, abbiamo realizzato grandi infrastrutture osservative in Cina, aiutato il governo cinese a risolvere tantissimi problemi legati allo sviluppo economico. Queste sono le città, le aree in cui abbiamo sviluppato reti di monitoraggio atmosferico, sistemi di misura delle emissioni industriali, ultimamente un progetto ancora in corso nella regione mongola della Cina, Urumqi, abbiamo chiuso proprio per conto dell'Agenzia per l'Ambiente mongola tutta la parte della caratterizzazione dell'area industriale di Urumqi, che per la Cina è una piccola città industriale di soltanto 5 milioni di abitanti. Allora, quando si parla di inquinamento atmosferico è fondamentale non scambiare lucciolo per lanterna e quindi è importante capire i processi e le problematiche e tutta la chimica che sta dietro
in quanto, come sappiamo, è già stato detto dai ragazzi che hanno presentato i loro lavori, che ci sono diverse sorgenti che insistono sul territorio. Abbiamo sorgenti di tipo puntuale, come tutti gli impianti industriali, tra cui anche quelli che avete in Valdagri, che emettono alcune tipologie di inquinanti, che sono in fase gassoso o particellare. Poi abbiamo delle sorgenti, diciamo, di tipo lineare, come può essere il traffico, ma anche sorgenti di tipo agricolo e quant'altro. Però questi emettono inquinanti primari che poi subiscono delle trasformazioni nel tempo e determinano tutta una serie di problematiche ambientali, che vanno da problematiche prettamente connesse al clima a problematiche prettamente connesse all'impatto sui cittadini in termini di qualità dell'aria, oppure impatto sugli ecosistemi e clima. Ora, quello che è importante tenere presente che noi abbiamo un'emissione di inquinanti primari, ma questi inquinanti molto spesso, quasi sempre, si trasformano in qualcos'altro, e l'impatto di questo qualcos'altro dipende da quanto risiedono in atmosfera e da quanto è l'area di impatto. Perché quello che succede è che non tutti gli inquinanti sono la stessa cosa, hanno la stessa capacità di impattare sugli ecosistemi e sulla salute dei cittadini, perché i loro tempi di vita nell'aria sono molto diversi, quindi in base ai tempi di residenza vediamo che l'area di impatto può essere di qualche decina di chilometri, come può essere tutta la parte di aerosol nella parte grossolana, però può arrivare fino all'area di impatto a scala globale, perché hanno dei tempi di residenza così lunghi che hanno il tempo di viaggiare e mescolarsi in atmosfera. Questo è fondamentale per capire anche la natura delle direttive, dei vari trattati internazionali che regolano, diciamo, il perché certe concentrazioni non devono superare certi limiti. Ora, l'ultima, il decreto 155 del 2010, che recepisce in parte la direttiva del 2008, ha fissato i limiti che per ogni inquinante normato, come vedete, è già stato menzionato, per esempio, che per il PM10 i limiti su base giornaliera sono di 50 microgrammi al metro cubo, mentre su base annua questo valore medio deve attestarsi sotto i 40 microgrammi. Cosa succede quando si sforna i limiti? Si va in procedura di infrazione e quindi bisogna confrontarsi con la Corte Europea. Perché si va in procedura di infrazione? L'Italia attualmente è in procedura di infrazione sulla qualità dell'aria, il Ministero dell'Ambiente ha promosso tutta una serie di iniziative e progetti sul territorio nazionale per mettere a punto delle reti ad hoc per produrre dati, diciamo, di un certo tipo, molto dettaglianti. Quindi le normative ovviamente sono corredate da metodi standard di monitoraggio e di analisi, quindi questo è fondamentale, perché i laboratori devono implementare i metodi standard, altrimenti la comparazione dei dati con altri siti, con altre realtà urbane o industriali diventa un esercizio, diciamo, molto difficile e da risultati poco soddisfacenti. E quindi in questo ambito si lavora nell'ambito del gruppo di standardizzazione europea, i cosiddetti metodi CEN, e quindi sono stati sviluppati i metodi standard per monitorare il PM10, il PM2.5, l'ozono, gli NOx e tutti i vari inquinanti normati dalla norma. Cosa? Gli inquinanti primari, come sappiamo, in base alle sorgenti hanno una loro, diciamo, composizione, il totale. Quindi, per esempio, possiamo vedere che il monossido di carbonio è emesso soprattutto dai sistemi di trasporto, 2/3 di questi inquinanti è emesso dai sistemi di trasporto. Poi abbiamo gli ossidi di azoto, dove c'è una suddivisione tra impianti di combustione, tra cui rientrano molti impianti centrali termoelettriche, e i sistemi di trasporto, e via discorrendo, per gli ossidi di zolfo e soprattutto la combustione, quindi sapete qualcosa, visto che avete tutta la parte estrattiva e le torce. Poi i VOC, composti organici volatili, abbiamo sempre sistemi di trasporto e vari processi industriali,
Quando si passa al particolato, quindi PM10 in particolare, abbiamo una ripartizione tra sistemi di trasporto, molti processi industriali e la parte della combustione, soprattutto combustibili fossili. Ci sono inquinanti, poi tutta la componente organica, che sono regolati da direttive specifiche, e qui parlo di tutto il gruppo delle diossine furani, i PCB, poi abbiamo l'IPA e poi altre categorie come gli HCP. E qui, mentre per esempio c'è un'evoluzione normativa, abbiamo metodi standard per la misura dell'emissione, sono stati fissati dei valori limiti per ogni piano industriale, quando si concedono le autorizzazioni, le AIA, si fissa anche il valore limite. Però siamo ancora in una fase in cui molti metodi per la caratterizzazione delle emissioni, per esempio, non sono metodi standard europei, sono ancora in fase di elaborazione. Ci sono i gruppi di lavoro in ambito CENI che stanno lavorando, per esempio, per sviluppare i metodi per la misura in continuo delle diossine, di cui molto si parla, mentre una nota di pagina ci sono molti composti carboniosi che non sono nemmeno normati, che sono 10.000 volte più tossiche, più cancerogene delle diossine, però nessuno ne parla, perché la diossina ormai è diventata un simbolo più politico che sostanziale da un punto di vista ambientale. E quindi si adottano metodi sviluppati in altri paesi, come quelli della USCP, che storicamente sono sempre molto più avanti di noi. Cosa sono le diossine? Beh, le diossine sono gruppi di inquinanti, non è una sola molecola, sono molecole clorurate fatte in un certo modo, sono altamente cancerogene e sono sostanzialmente emesse da molti processi di combustione e di sinterizzazione, per esempio produzione di acciaio e ferro. In Italia, per esempio, le diossine in Italia attualmente, il 90% delle diossine sono emesse dai processi di sinterizzazione, in quanto tutta la parte degli inceneritori, c'è stata un'evoluzione tecnologica in cui gli inceneritori emettono quasi niente in termini di diossine, mentre molti non sanno che c'è una grande produzione di diossine quando si spengono gli incendi, perché la maggior parte dell'acqua la vanno a prendere al mare, che è clorurata, e c'è una produzione di diossine, però molto spesso nessuno ne parla anche di questo. Ora, quando si studiano problemi complessi, come può essere caratterizzare un'area industriale o un'area urbana, è molto importante la metodologia che si adotta. Ovviamente la metodologia è dettata dalla normativa, perché non è che uno si alza la mattina e si inventa la metodologia che si integra. Quindi qui abbiamo una normativa, un decreto ministeriale che risale al 2002, che imponeva anche tutta la parte della certificazione dei sistemi di monitoraggio, perché poi non tutti i sistemi di monitoraggio sono idonei, occorre utilizzare metodiche certificate, standardizzate, a fine di poter garantire la riproducibilità del dato. Però normalmente cosa si fa? Si fa uno studio delle caratteristiche dell'impianto, è la prima cosa che si fa, poi si analizza le caratteristiche locali, quindi anche tutta la parte meteoclimatica, meteorologica, orografica, popolazione, attività sul territorio. Questo è molto importante per caratterizzare. Poi occorre caratterizzare le emissioni, che molto spesso non si fa. Si vanno a fare misure di qualità dell'aria senza sapere cosa esce ai camini. E contestualmente occorre iniziare a caratterizzare la qualità dell'aria su base annuale, quantomeno per vedere le evoluzioni stagionali di determinati parametri. Allora, cosa si fa? Normalmente, quando abbiamo affrontato aree come quelle che ho fatto vedere in Cina, di cui non si sapeva nulla, cioè era buio totale, quindi uno non sa se certi valori di concentrazione sono 1, 10, 100.000, quindi non è che uno va lì con analizzatore, strumentazione invasiva, online, si parte da un primo screening che si fa con una serie di campionatori diffusivi, che sono dei campionatori che costano molto poco, dell'ordine di decine di euro.
si mettono molti di questi campionatori sul territorio, su una griglia regolare, quindi si iniziano ad avere delle informazioni sugli range dei vari inquinanti e quindi di cosa si sta parlando. Fatto questo dura un anno, i campionatori hanno un'esposizione tra 2 settimane, 4 settimane, e quindi si ha un primo screening dell'area, si capisce che tipo di inquinanti ci sono, quali sono le categorie prevalenti. Fatto questo, ovviamente, si va nel dettaglio, e quando si va nel dettaglio è molto importante innanzitutto caratterizzare le emissioni. Noi, per esempio, in Italia abbiamo lavorato sulla maggior parte delle aree industriali, tipo questo è un esempio: a Trieste ci fu il sequestro cautelativo dell'impianto di sinterizzazione, ci chiamarono per caratterizzare le emissioni. In quel periodo la regione Friuli Venezia Giulia aveva passato il limite a 0,4 tec per norma metro cubo per le diossine furani, e quindi abbiamo assistito, diciamo, anche la proprietà dell'impianto ad implementare quelle tecnologie di abbattimento affinché poi i limiti effettivamente sono scesi, ma che l'abbiamo, come dire, verificato con campagne di misura ad hoc, e quindi le diossine sono rientrate nei limiti previsti dalla legge regionale. Però questo non bastava a misurare solo le emissioni, occorre capire anche le ricadute, quindi cosa si è fatto? Si è fatto tutta una serie di punti di prelievo a terra, uno studio molto dettagliato in cui si sono misurati per determinati periodi dell'anno, con una certa frequenza, delle misure ad hoc sulla speciazione, non per particolato, fase gassosa, sia inorganica che organica e quant'altro. Alla fine ne è uscito un quadro molto chiaro di quali erano gli impatti delle emissioni, i punti critici, le parti dell'area più sensibili, diciamo così, e quindi ha consentito anche di prendere provvedimenti al riguardo. Poi un'altra area in cui siamo stati molto spesso messi sui giornali è sull'Ilva di Taranto. L'Ilva di Taranto, come sapete, è una realtà molto complessa, che purtroppo anche questa realtà fa parte del dibattito politico quotidiano, che molte volte nuoce alla chiarezza scientifica dei problemi. Anche qui sono state fatte tutta una serie di campagne per quantificare le diossine all'emissione, a Camin, e più le ricadute al suolo. Diciamo, dopo abbiamo assistito anche la proprietà dell'Ilva ad abbattere le emissioni attraverso una serie di tecniche e di sistemi, e quindi alla fine si è rientrati, diciamo, dopo qualche anno, attualmente sono nei limiti previsti per legge regionale, sempre a 0,4. Ovviamente queste sono attività molto complesse, sono impianti molto complicati da misurare ed è facile fare errori. Se si fanno errori si creano problemi di tipo amministrativo, oltre che tecnico. Quindi occorre seguire metodi molto rigidi, sia nel campionamento, ma che poi nei processi analitici di purificazione, e quindi per arrivare alla determinazione. Molti non sanno che quando si ha a che fare con questa tipologia di inquinante si lavora con i traccianti nei campioni. I campioni sono tracciati e che quindi sono la prova che le metodiche adottate sono le metodiche ufficiali, perché uno può mostrare il recupero del tracciante alla fine del processo analitico. Quindi, diciamo, non si può barare, diciamo, quello è il numero. E questo è fondamentale quando il perché si utilizzano tecniche standard. E quindi come succede? Cioè, noi, questi sono dei nostri ricercatori tecnici da 150 metri d'altezza sui camini a fare i prelievi direttamente nei gas di scarico, quindi all'emissione a diverse altezze. Qui hanno installato una sonda di prelievo. Queste sono operazioni molto delicate anche ad alto indice di rischio per chi opera a questa altezza e quindi in certe condizioni ambientali. E quindi occorre fare in modo che anche noi come istituto, che poi non siamo un'agenzia, siamo un istituto di ricerca, ma che abbiamo anche l'obbligo, fa parte della nostra mission, supportare enti pubblici e privati nella risoluzione dei problemi. Quindi portare le competenze sul campo per garantire l'utilizzo di metodi che sono lo stato dell'arte. Ora, particolato è l'inquinante con cui
tutti quanti sono molto più familiari, ma è un inquinante molto complesso. Particolato, ha una composizione chimica molto articolata, dipende dalle sorgenti di emissione, ma non solo, dipende dai processi che lo formano, perché oltre al primario c'è un particolato secondario che si forma. Quindi abbiamo una componente inorganica, abbiamo una importante componente organica molto spesso, e poi ovviamente per le specie organiche il monitoraggio, ovviamente, poiché le specie organiche sono centinaia, direi migliaia, si concentrano su quelle più tossiche, quindi l'associazione chimica è particolarmente importante. È già stato detto dai ragazzi prima di me che ovviamente ci sono diverse sorgenti di tipo naturale antropico, quindi non mi dilungo su questo. Quello che invece è importante fare è stare attenti quando si leggono gli atti, garantirsi che nel processo analitico si abbia il bilancio di massa, perché non è soltanto importante capire qual è la concentrazione di un certo elemento nel particolato in una certa frazione. Alla fine della fiera, alla fine dell'analisi, i conti devono tornare. Bisogna arrivare al 100% della massa sommando i contributi relativi di tutte le specie chimiche, e queste informazioni quasi sempre io non la vedo da nessuna parte, perché qui stiamo andando sul fino, su un'analisi dettagliata, molto specializzata, perché il rischio di scambiare lucciolo per lanterna è veramente alto. Allora, come vedete qui, noi in tutte le informazioni che diamo, oltre alla parte chimica, diamo, diciamo, il match della parte totale della massa con la parte chimica. E questo, ovviamente, per arrivare a questo, abbiamo sviluppato tutta una sequenza, tutta una metodica di tipo analitico che va dal monitoraggio su alcuni tipi di filtri in base al processo analitico che poi si segue, per arrivare poi al risultato finale. E tutto questo processo deve essere certificato. Ora occorre pervenire ad una certificazione in ambito nazionale alla 17.025, cioè tutti gli step devono essere certificati, anche il controllo della temperatura dei frigoriferi deve essere registrato, perché basta che alcuni parametri non sono controllati che il risultato finale non è riproducibile. E poiché parliamo di normativa, la normativa è legge, se si sforano i limiti si paga, e l'Italia molto spesso paga anche tanti soldi. Allora, per esempio, vi faccio vedere alcune aree su cui abbiamo lavorato. Questa è Roma, ovviamente, sono molti anni che studiamo Roma, e quindi qui abbiamo tutta una serie di sorgenti che compongono il particolato. Questo è il PM10 ad una stazione di fondo urbano che gestiamo con l'istituto, e quindi abbiamo tutte le varie componenti, dalla parte biosfera, quindi il bioaerosol, come viene chiamato, alla parte marina, alla parte di combustione, fino a quella costale. E quindi questa, per esempio, stiamo studiando ancora ormai da qualche anno tutta la parte della centrale turbogas e inceneritore di Ferrara, che devo dire che è un bel pezzo di tecnologia, no? In genere anche gli inceneritori sono oggetto di discussione pubblica molte volte a sproposito, poi qualcuno deve dire dove mandiamo la spazzatura. E anche in questo impianto, per esempio, abbiamo visto tutta la parte del PM10 che ha una componente organica e inorganica, che sono soprattutto secondari, sia la parte organica che inorganica, quindi sono inquinanti che si formano dopo le emissioni, perché in questo caso a Ferrara siamo in pianura padana, le condizioni meteoclimatiche sono molto particolari, molte volte ci sono problemi di inversione termica, il mixing layer, diciamo, è sfavorevole, quindi le concentrazioni, diciamo, vanno particolarmente su. Ma qui vediamo che la componente importante è questa. Poi, andando avanti, sempre Tel Aviv, per esempio, la componente importante era tutta la parte marina, ma soprattutto crostale, perché qui c'è tutto il contributo del deserto, e poi c'era una componente molto importante dell'inorganico secondario, oltre a quello organico secondario, quindi sempre inquinanti, composti che si formano dopo le emissioni. E qui, diciamo, dipende molto dalle condizioni climatiche
del posto. E sempre qui, come vedete, in ogni diagramma viene garantito la chiusura di massa, cioè il bilancio di massa dei calcoli, altrimenti diciamo non si possono far circolare informazioni senza questa garanzia. Poi continuando, quindi il Montenegro, quando ci chiamarono in Montenegro, in cui abbiamo sviluppato, aiutato le autorità locali a mettere su i laboratori, la rete di monitoraggio e quant'altro, poi abbiamo fatto delle campagne molto ad hoc, particolari per il PM10, anche qui avevamo una grossa componente organica e inorganica sempre secondaria, benché tutta la parte diciamo crostale era diciamo abbastanza significativa. Qui siamo a Tunisi, che ha una componente crostale, qui c'era una grossa cementeria tra le varie cose, oltre alla parte del deserto ovviamente. Qui c'è Guidonia, una cementeria di Guidonia dove abbiamo una grossa componente, come vedete qui c'è l'organico intorno al 20%, la parte crostale si avvicina al 50% per ovvie ragioni, viste i processi di lavorazione. Poi a Chamonix, questa è interessante perché quando ci fu tutta un po' di anni fa questa storia, qui la componente organica era del 70%, ci fu tutta una sommossa popolare contro i trafori, erano tutti preoccupati dell'inquinamento che i cantieri producevano, ci chiamarono per fare un'indagine. Quello che è uscito fuori, che la componente più importante del particolato, erano tutti i caminetti e le stufalene dei dimostranti della valle al cantiere. Perché il cantiere, la componente del cantiere era pressoché trascurata. E questo si ripercuote in molti cantieri, anche tuttora in corso in Italia. Poi un'altra componente importante sono gli IPA. Gli IPA ovviamente sono normati sulla base delle concentrazioni di benzoapirene fissate intorno a un microgrammo per metro cubo, e qui l'IPA, dire parlare di IPA significa parlare di decine e decine di inquinanti organici più o meno tossici, più o meno cancerogeni. Questo è un overview diciamo in ambito italiano, nazionale, vediamo che in alcuni casi vengono sforati i valori diciamo di un microgrammo per metro cubo, e quindi in questi casi diciamo le autorità locali, cittadine, hanno dovuto prendere provvedimenti. L'IPA, benzoapirene emesso dal processo di combustione, vedete qui siamo nella provincia di Roma, sostanzialmente non abbiamo grandi problemi. Ciampino è uno dei problemi delle zone aeroportuali, abbiamo Colleferro, perché a Ciampino uno dei problemi più grossi è l'inquinamento acustico attualmente. Qui siamo sempre a Roma, in vari posti, dal centro c'è anche rotto tutta la parte della discarica, però sostanzialmente siamo nelle norme previste per legge. Poi si parlava di come attribuire, perché facciamo le misure. Cioè, le misure servono per fare una fotografia al tempo zero, però poi i dati che ne facciamo? Dobbiamo definire sorgenti, i ragazzi prima hanno accennato un po' a come si possono analizzare i dati con diverse tecniche, però alla fine la tecnica serve in base alla tipologia di dati che uno prende, in base alle aree, non tutte le tecniche vanno bene per tutti i posti. E quindi per esempio in questo caso vedete che si riesce a definire, partendo dalla composizione chimica del particolato, ma non solo del particolato, anche della fase gassosa, riusciamo a definire nel dettaglio, proprio la domanda che faceva il direttore generale prima, il contributo relativo in termini percentuali di ogni sorgente, quindi quali sono le sorgenti che incidono maggiormente sul totale della massa che noi misuriamo. E quindi questo è importante da un punto di vista legislativo e di pianificazione degli interventi sul territorio, per sapere in un'analisi costi-benefici dove vado ad intervenire, su quale tipo di sorgente mi conviene intervenire, sì in termini di efficacia, ma anche in termini di investimenti economici e strutturali. E questo è fondamentale, questo tipo di analisi, in quanto ti consente effettivamente di prendere quei provvedimenti che devono essere presi per la risoluzione dei problemi.
e quindi qui uno si può divertire come vuole e quindi riesce a costruire il profilo esatto delle sorgenti di emissione e i conti che questi determinano. Ora, diciamo, non mi dilungo, ma qui si può definire per ogni tipo di sorgente, da rifiuto ospedaliera, rifiuto urbani, ai fanghi di depurazione, anche agli impianti cimiteriali, qual è la composizione in termini di emissioni di IPA, che sono quelli, diciamo, più rilevanti. Come vedete abbiamo una sfilza di prodotti, sì, ho finito, una sfilza di composti di cui molto spesso non si parla, perché ovviamente non è che questi composti sono normati uno per uno, lo dicevo prima, per l'IPA si fa riferimento al benzapirene come limite, diciamo, come somma complessiva, però poi sarebbe interessante in casi specifici andare nel dettaglio. Ci sono aree d'Italia dove c'è per esempio ricorrenza di certe patologie particolari, dove probabilmente dipende dall'esposizione a certi tipi di inquinanti piuttosto che ad altri, quindi in quel caso, diciamo, vanno dettagliate anche le indagini sul campo in modo veramente approfondito. Questo era un overview, per esempio, della parte che c'era Tango nell'evoluzione dei vari anni. Come vedete, molto spesso si sono sforati i limiti di un microgramma metro cubo in molte aree industriali. Vedete che l'obiettivo di qualità è stato enormemente superato anche di recente, e quindi, diciamo, sicuramente è necessario fare degli interventi significativi affinché queste criticità vengano risolte. L'abbiamo fatto anche in aree remote, giusto per capire, qui eravamo sul K2 alla stazione italiana, sull'Himalaya, qua in Antartide abbiamo caratterizzato tutta una serie di inquinanti, perché molti di questi sono emessi anche dall'oceano, dall'ice pack, perché ciclano, questi hanno una vita molto lunga, quindi vengono depositati, poi vengono riemessi, ciclano. Se voi pensate che da quando è stato bandito il DDT, primi anni 70, ancora misuriamo il DDT adesso in aria, in molti posti, perché il DDT è una molecola molto stabile, non si distrugge, cicla continuamente, si deposta al terreno, poi viene riemessa di sospesa e ce la portiamo avanti così fin quando viene confinato in qualche matrice geologica. In Cina, che abbiamo fatto in Cina, giusto per dire che noi come istituto, oltre a fare ricerca, poi ci dobbiamo preoccupare anche a trasferire le conoscenze, addirittura anche ai paesi fuori dall'Italia. Una delle cose che si è fatta, per esempio a Pechino, nel 2008 eravamo l'unico paese al mondo ammesso al villaggio olimpico, abbiamo fatto lì tutto il monitoraggio della qualità dell'aria nel villaggio olimpico. Poi nelle varie aree industriali, qui Lanzhou è la più grossa area industriale della Cina. Se voi pensate che in Cina il consumo di energia elettrica aumenta al ritmo del 6-8%, c'è un aumento delle centrali termoelettriche al carbone mediamente di circa 50 impianti della dimensione da 300-400 megawatt ognuno all'anno, cioè mediamente si costruisce una centrale a settimana. Questo per soddisfare il fabbisogno energetico, per supportare lo sviluppo economico, perché come sapete la Cina ha una forte evoluzione industriale e quindi qui abbiamo fatto tante cose. Suzhou è una città piccola per la Cina, 3 milioni di abitanti, a 80 km da Shanghai. Siamo arrivati qui che non c'erano informazioni sulla qualità dell'aria, abbiamo sviluppato una rete, i laboratori, i centri di acquisizione, fatto training e anche supportato il governo cinese a sviluppare la propria normativa sulla qualità dell'aria. E qui siamo a Pechino, tutta l'area di Pechino, questa è tutta la mappatura, questa è l'ammoniaca, ma l'abbiamo fatta per tutti gli inquinanti normati. Qui siamo a Lanzhou, in un'area industriale dove non vedete mai il colore del cielo o il sole. Lo spessore degli aerosol è così alto che voi non vedete mai il colore del cielo. Tutte le volte che sono stato qua, solo quando rientravo a Fiumicino riuscivo a rivedere il sole. E poi mi restava un mal di testa per almeno 10 giorni. E quindi anche qui abbiamo fatto misure alle emissioni, creato reti di monitoraggio in tutti i grandi domini, diciamo, industriali. Questo siamo a Urumqi, un progetto che stiamo chiudendo.
Adesso gli abbiamo allestito tutta una rete in tutta l'area industriale, centri, diciamo, sia le centraline fisse che i centri di acquisizione dati. E niente, ho chiudo con questa diapositiva. Il messaggio che vorrei dare è che il Consiglio Nazionale delle Ricerche è a disposizione, ha supportato l'osservatorio, grazie all'amico Enzo Lapenna, all'istituto che è a Tito Scalo, diciamo, può disporre di una rete nazionale di competenze nei vari settori che può supportare la Regione Basilicata, l'Alta Basilicata in questa, diciamo, attività di comprendere tutte le problematiche ambientali della Val d'Agri, e quindi siamo a disposizione, diciamo, anche nella parte di training del personale, formazione e quant'altro possa essere necessario. Quanti cose. Grazie.